Mi è stato chiesto più volte, in più occasioni, di fare un video in cui spiegavo come trovare errori nei film, quando una certa cosa all'interno di un film è un errore, un buco di sceneggiatura o che altro, oppure non lo è. E beh, ho pensato che il discorso fosse un po' troppo vago. Come posso spiegarvi una cosa del genere? Dovrei tipo prendere tutti i libri di cinema, spiegarvi uno dopo l'altro tutte quante le cose che ci sono scritte, spiegarvi tutte quante le regole artistiche della libertà di espressione, eccetera, e poi arrivare a, ok, questo ne fa parte, questo no. Sarebbe troppo complicato. Ma posso farvi un discorso utilizzando un video di un ragazzo che cerca errori all'interno dei vari film. Non sa di che cosa sta parlando. Questo non significa che dobbiate attaccarlo, significa semplicemente che ora io farò un video in cui vi spiego quali delle cose che ha detto sono giuste, quali no e perché. E questo vi può aiutare a capire che cosa è un errore e che cosa no. Ma non attaccatelo, davvero, non vi azzardate. Qui si parla infatti di Harry Potter e la pietra filosofale. Un film che spero che abbiate visto tutti quanti e che ha vari tipi di errori sotto vari punti di vista. E diciamo che era una scelta un po' più comoda rispetto ad altre che potevo fare. Non ha senso che Silente comincia a fare magia inutile, rischiando di essere scoperto in qualsiasi momento. Direi piuttosto che, oh, beh, poteva avere un'idea più geniale, ma è come nel mondo reale, dopo tutto. Non sempre i personaggi fanno la cosa più intelligente che si possa fare. Non è un errore. Hanno tra le mani uno dei maghi più preziosi e lo danno in affidamento alla famiglia Dursley e che lo tratteranno per anni peggio di un cane. Proprio nella scena che vedete, la McGranit sta mettendo un attimino in dubbio la scelta di Silente di lasciare Harry dalla famiglia Dursley, proprio perché non sono i migliori umani con cui si possa avere a che fare. E Silente spiega che questo è il male minore. È il meno peggio che possa capitare a Harry, che quindi la sua scelta è un po' a malincuore, ma è l'unica che si può fare. In questo caso devi semplicemente stare attento a quello che i personaggi dicono. Perché a volte giustificano quello che stanno facendo anche se non ha un senso. La cicatrice sulla fronte scompare per poi riapparire nell'inquadratura successiva. Questo non è grave, ma è un errore. Si intravedono i fili del microfono, È un errore. che adesso ci troviamo nel 1991, però il modello delle macchine che stanno parcheggiate fuori casa uscì nel 1995. Allora, il fatto che una certa informazione venga data all'interno dei libri non significa che valga anche per i film. I film sono un'interpretazione personale del regista, in questo caso Chris Columbus. Se lui ha scelto di ambientare la storia nello stesso anno in cui ha ambientato il libro, è un conto. Ma dal momento in cui nel corso del film non viene mai detto in che anno ci troviamo, chi l'ha detto che siamo nel 1992, 91 o quello che è? Chi l'ha detto che ci troviamo in quegli anni? Potremmo anche trovarci nel 2001, che è l'anno di uscita del film. All'inizio film il garage dei vicini era a contatto con la casa dei Dursley, adesso invece non c'è nulla. Di nuovo un errore. I serpenti non hanno le ciglia, quindi l'occhiolino non ha alcun senso. Questo fa parte della sospensione dell'incredulità. È una regola all'interno del cinema, secondo la quale tu puoi far accadere delle cose che non dovrebbero accadere semplicemente per effetto scenico. Per esempio, quando vedete un cane che parla e muove la mandibola in un modo che non potrebbe muovere. Oppure quando vedete un tizio tirare un pugno a un vetro e il vetro va in frantumi. Non è così che funziona il vetro. Oppure quando vedete una macchina schiantarsi ed esplodere. Sono tutte quante cose che in realtà nel mondo reale non succedono. O se succedono, sono casi molto, molto particolari. Ma vengono fatte accadere all'interno dei film perché effettivamente a livello scenico funzionano meglio. Non è un errore, fa parte di una regola del cinema, la sospensione dell'incredulità, ovvero che ti permette di violare delle leggi del mondo reale, perché in un film lo spettatore è in grado di accettare passivamente l'esistenza di questa cosa. Quindi in questo caso l'occhiolino fa parte di questa regola e non è un errore, fa parte di quello che qualsiasi spettatore dovrebbe notare e non notare, quindi è una scelta, non è un errore. In questa inquadratura il serpente scompare, però pochi istanti dopo è di nuovo lì. Questo genere di errori in realtà è abbastanza frequente nel cinema, sappiatelo, non è che Harry Potter è fatto male, sono cose che capitano davvero molto, molto spesso. Sì, ci sono anche film che di questi errori ne hanno pochissimi, altri che ne hanno una quantità esorbitante, ma sono errori normali che capitano, assolutamente. Quando ho parlato di Your Name e dei suoi difetti, non ho citato errori di questo tipo, come quando una bocca si sposta o un personaggio perde una ciocca di capelli all'improvviso anche se non si è spostato, oppure a Mitsuha sparisce una gamba. Cioè, non ho citato cose di questo tipo, perché sono errori che capitano davvero sempre.
Il serpente ringrazia Harry, ma non capisco perché. O verrà catturato e ritornerà di nuovo nell'acquario, o morirà per il clima poco adatto alla sua sopravvivenza. A parte che qui potremmo applicare di nuovo la sospensione dell'incredulità, ma che ne sai tu? Che ne sai tu? A parte che, visto che prima hai citato un errore con i libri, nei libri viene detto che quello è Nagini, quindi temo che non abbia comunque senso quello che stai dicendo rispetto ai libri se vuoi usare quello, ma in generale è un serpente che è stato liberato da uno zoo. Nella sua mente prima era in trappola, ora è libero. È come liberare una persona da una prigione, non sappiamo tutti che non sarà facile là fuori nel mondo reale, che probabilmente verrà ricatturata, ma il punto è: oh, mi hai liberato, grazie, tutto qui, non. Diamine. Gli uccelli notturni si comportano naturalmente come se fossero diurni. Qui basta un minimo di logica. Pensate sempre a quello che state guardando. Stai guardando un gufo che sta consegnando delle lettere. E comunque non è che si stanno comportando come se fossero diurni, consegnano la posta la mattina. Siamo in un mondo in cui diamo per scontato che sia normale che i gufi facciano da postino. Ebbene, fanno da postino a un orario da postino. La stampa rossa sulla lettera è perfettamente rotonda, ma nelle mani di Vernon diventa storta e sciolta. Le Questo è un altro errore. lettere hanno già dei tagli fatti con le forbici per essere strappate più facilmente. Questo più che un errore è un effetto speciale che si nota leggermente. Si sono accorti della presenza delle civette e delle lettere solamente quando hanno finito di baciarsi. Quando tu entri in una stanza, puoi notare tutto subito, puoi non notarlo. Il fatto che in questo film loro non notino dei gufi, ok, è un po' difficile non notarli, ma non è impossibile. Il fatto che non sia la cosa più probabile non è un errore. È come nel mondo reale, diciamo. Per quanto ci sia una spettacolarizzazione delle cose, ha senso, entro un certo limite, che i personaggi non facciano la cosa più logica in quel momento. Quindi, dal momento in cui non è così assurdo che non notino i gufi, va bene. Qui si capisce palesemente che sta tremando la telecamera. Se fosse veramente la casa a tremare, gli oggetti sui mobili sarebbero già caduti a terra. Ecco, questo è l'esempio di errore di cui vi volevo parlare. Non è un errore, perché hai frainteso tu la scena dicendo questa cosa. Non c'è un terremoto, non c'è nessun terremoto in nessun modo e in nessun senso. Per questo gli oggetti non si muovono. È solo la telecamera. Se ci fate caso, durante i film la telecamera raramente sta ferma. Fa sempre dei movimenti molto specifici, che servono a dare tutta una serie di impressioni. Il movimento che fa in questo momento è tremolante, per dare l'impressione che ci sia più dinamicità in una scena che in realtà è statica, perché stiamo guardando all'inizio un camino vuoto, poi delle lettere che volano fuori dal camino. Non è particolarmente dinamica, viene resa più dinamica dal fatto che si muove la telecamera. Ma questo è per mostrare la potenza del getto delle lettere, sottolineare la colonna sonora, il suono e il rombo delle lettere, ma non sta tremando la casa. È come tutti quanti gli altri movimenti di camera, e insomma, citare questo come errore è un po' come citare la presenza della colonna sonora come errore. Tu non diresti mai che c'è un errore in un film perché c'è la musica, ma nel mondo reale non c'è la musica, perché fa parte del cinema. I tagli, le inquadrature sono parte integrante del cinema, e questo è semplicemente, beh, questo è semplicemente un movimento di macchina, non. Perché tenta di acchiappare una lettera in aria se ce ne sono a decine a terra? Questa è solo una spettacolarizzazione della scena. Non è così assurdo che un bambino di 11 anni cerchi di aggrapparsi alle lettere che stanno cadendo. Ovviamente è una leggerissima forzatura perché sarebbe molto più logico abbassarsi e forse sarebbe anche più istintivo. Ma qui stiamo parlando davvero di piccolezze, quindi in funzione della scenicità può fare questa minima forzatura. A quanto pare il momento migliore per portare la lettera è a mezzanotte precisa. È capitato. Finché erano i gufi sono postini, ma qui stanno mandando un guardiacaccia a cercare Harry, diciamo che ha senso che non arrivi all'orario di un postino. Che poi arrivi a mezzanotte, vabbè. Capita, se io devo arrivare a casa di qualcuno che vive in mezzo al mare, non mi aspetto certo di riuscire a presentarmi all'orario che più è consono per il Galateo.
Nel giro di pochi secondi sono stati scaricati decine di lampi. Questa è altra sospensione dell'incredulità. Nel mondo reale non succede questa cosa con i lampi, ma in un film si può tranquillamente fare. In alcune scene Hagrid viene sostituito da un'altra persona. E quello è uno stuntman. Altra regola fondamentale del cinema, soprattutto in scene pericolose, ma comunque tutte le volte che l'attore non è disponibile per un qualsiasi motivo, viene sostituito da un sosia che indossa gli stessi vestiti. Tutte le volte che Harry sulla scopa non è Harry, ma a volte addirittura è un fantoccio in CGI. Quindi è normalissimo che ci siano degli stuntman all'interno del film. Certo, sarebbe più bello se non li notassi, ma effettivamente non è che si noti molto in questa scena. Scommetto che la maggior parte di voi non ci ha mai fatto caso. E infatti, insomma, è uno stuntman. Regole fondamentali del cinema, degli attori, della recitazione e tutto il resto, insomma, è normale. Passano vicino all'insegna delle forbici 3 volte. Questo è un errore. La lettera è stropicciata nelle mani di Hagrid. Poco dopo diventa perfettamente dritta. Questo è un errore. Lo so, qualcuno di voi magari sta per dirmi: oh, ma ha usato il reparo. Non viene mostrato nel film. Dal momento in cui non viene mostrato e non è ancora stata inserita questa regola all'interno del film, è molto più probabile che semplicemente non ci abbiano fatto caso subito e che quindi sia un errore. Ma quindi tutti i maghi testano in questo modo le bacchette? A parte che non sappiamo se tutti quanti le testano così, ma comunque siamo in un mondo magico, diciamo che visto che non sappiamo come funzioni realmente con le bacchette, dobbiamo accettare quello che vediamo. Quindi si parla di nuovo di sospensione dell'incredulità. Certo, è improbabile che uno lasci distruggere a tutti i ragazzini che entrano nel suo negozio, ma non conosciamo un negozio di bacchette, non sappiamo quale sia la prassi, non sappiamo se il caso di Harry sia unico, se sia normale o che altro. Ed è infatti l'unica persona all'interno dei film che vediamo ricevere una bacchetta. E quando trova quella giusta, un lampadario si illumina sopra la testa e un ventilatore magico si accende nell'angolo della stanza. Qui di nuovo parliamo di effetti speciali. La maggior parte delle scene che vedete giocano con dei faretti. Non pensate che quella sia luce naturale. In qualsiasi scena di Harry Potter non c'è praticamente mai luce naturale. Sono sempre dei fari. E si comportano in modo diverso in base alla scena. A volte sono più in basso, a volte più in alto. Non è che il sole si sposta. Fa parte delle tecniche cinematografiche. Stessa cosa qui. Il fatto che si illumini un lampadario e parta un ventilatore è per simulare la magia. Tutto viene simulato all'interno di questo film. Qualsiasi cosa vediate, anche quando vedete il troll, non potete criticarmi il fatto che non sia reale. Perché è così che funzionano gli effetti speciali. Lui sta ricevendo la bacchetta giusta e quindi c'è un effetto magico? Fa parte delle tecniche di cinema, non è un errore, non... Mi dispiace, ma non... No. Che poi, se il mago è compatibile con una sola bacchetta magica, ne doveva provare centinaia prima di trovare quella giusta. Qui, di nuovo, è una questione di probabilità. Non è che tutte le volte che devi indovinare qualcosa devi impiegarci 1 milione di tentativi. È un po' come quando si gioca all'otto alla tombola. Può capitare che ti capiti qualcosa che non c'entra assolutamente nulla con quello che volevi, può essere che ti capiti esattamente quello di cui avevi bisogno. Probabilità. Questo non è un errore, è solo una probabilità più inferiore. Era improbabile che capitasse questa cosa, ma poteva capitare. Comunque, se proprio vogliamo, è il suo lavoro trovare la bacchetta giusta per ogni mago, quindi... Non capisco il senso di lasciare un bambino di 11 anni in una stazione gigante con un sacco di bagagli e un biglietto per un treno inesistente. A parte che questa cosa la facevano anche i miei con me, quindi non è che mi sorprenda particolarmente. Come ho detto prima, non sempre la scelta più intelligente è quella che viene fatta dai protagonisti. Se tutti i protagonisti facessero sempre la scelta più intelligente, non esisterebbe nemmeno il film probabilmente. E Hagrid, tra l'altro, è giustificato dal momento in cui, come vediamo, non è che sia esattamente un luminare. I babbani non devono sapere nulla dei maghi, per questo motivo hanno deciso di mettere l'entrata per la stazione segreta davanti a tutti. Stesso discorso di inizio video. Qui è abbastanza discutibile quanto sia o meno evidente, anche perché credo che nel mondo reale, se tu vedessi una persona passare attraverso un muro, rimarresti un attimo... confuso, ma non direste no, sono io che mi sono confuso, è stata la mia impressione. Quindi sì, effettivamente è un modo per nascondersi il fatto che sia così improbabile da sembrare solo una cosa che ti sei immaginato. È una cosa che cade così in fretta, così di sfuggita che
Beh, io in una stazione non lo noterei, quindi posso capire che abbiano fatto questa scelta. In ogni caso è discutibile che tu te ne accorga o meno. È discutibile che sia davvero un modo per nasconderci o no. Ovviamente tutti i posti sono occupati e l'unico che sta ancora da solo è un semplice ragazzo, Harry Potter. Anche qui si parla di coincidenze, non è poi così improbabile che... Nella lista delle regole di Hogwarts era consentito portare con sé una rana, un gatto o una civetta. Perché Ron ha il permesso di portare un ratto? Qui si può di nuovo discutere, ma io ho sempre pensato che fosse una gag, proprio sul fatto che ti viene dato un elenco di animali che puoi portare e lui si ritrova con un ratto, che non è nemmeno un animale da compagnia, è proprio un ratto, a caso. E io l'ho sempre interpretato come una specie di gag, non è che sia comicissimo, ma comunque il punto è che dovrebbe mettere in evidenza il fatto che lui è un ratto nonostante tutto. Quale sia la motivazione però non viene data. E perché lui possa portarlo anche se non è permesso, non viene dato. Quindi diciamo che non si può considerare tanto un errore quanto una forzatura, dal momento in cui non viene sottolineato che cosa ti succede se porti l'animale sbagliato. O che non esistano eccezioni, insomma. Dopotutto è una regola scolastica, quindi sì, sarebbe stato meglio dare una spiegazione, ma non si può parlare davvero di errore, semplicemente perché una cosa non viene spiegata per bene. Hermione consiglia ai ragazzi di indossare l'uniforme scolastica perché stanno quasi per arrivare, ma il treno arriva in stazione solamente a notte fonda, dopo chissà quante ore. Qui si potrebbe parlare facilmente di errore, d'altro canto Hermione è così vaga sul stiamo per arrivare che potrebbe intendere dire un sacco di altre cose, del tipo do per scontato che vi ci vogliono un paio d'ore per cambiarvi perché dovrete mettervi una divisa, non è facile mettersi una divisa per la primissima volta, prepararvi perché poi una volta che saremo arrivati dovremo fare altre cose, insomma è una quello che dice Hermione è troppo vago per poter parlare di errore, diciamo piuttosto che... potrebbe esserlo, ma di nuovo è discutibile. Cliché della luna piena durante la vista notturna. Ecco, questa è una questione abbastanza importante. Ricordate che i cliché non sono errori. I cliché sono semplicemente cose che abbassano la qualità del film, ma non sono errori. I cliché sono soluzioni narrative che vengono riciclate. Allora, diamo la definizione per quelli che non la conoscono. Il cliché è una scelta all'interno di un film che viene ripresa più e più volte. Per esempio, il ponte tibetano che deve per forza cadere, come se tutti i ponti tibetani del mondo fossero terribili. La macchina che si schianta ed esplode. Oppure il cliché della notte buia e tempestosa per farti paura. Sono dei cliché, ovvero delle scene che si ripetono e che trovi in tantissimi film, finendo per diventare un modo per sottolineare che quelli che hanno fatto il film non avevano particolarmente molta fantasia su questo tema. Ma finisce lì la questione, è tutto qui. È solo un ah, non hanno avuto una grande fantasia nel mettere la luna piena, ma non è un errore, è lecito, esiste la luna piena, esistono le notti buie e tempestose, esiste la possibilità che effettivamente una macchina possa esplodere in determinati contesti, ma... semplicemente è una scelta poco fantasiosa, non un errore. Perché se è un errore dovrebbe esserci davvero qualcosa che non va. Ma dal momento in cui la luna piena esiste e può capitare che ci sia la luna piena quando loro arrivano di notte al castello. Come ha fatto la rana ad arrivare sulle scale se Neville l'ha persa nel treno? Ma anche questa è una gag. Questa è assolutamente una gag. Sul fatto che... ti chiedi anche tu, come diamine c'è finita? È una battuta, è divertente, ok? Certo, è impossibile che ci sia finita, ma se il punto della battuta è proprio il fatto che sia impossibile, è una battuta. Ovviamente l'importante è che in un film la trama non dipenda da questa battuta, e non mi sembra che la trama di Harry Potter si basi sul fatto che Neville abbia perso la rana. Mi sa che non è molto piacevole quando la cera ti gocciola in testa o nel piatto. Qui di nuovo sospensione dell'incredulità. Sappiamo che nel mondo reale ci sarebbero certe conseguenze, ma dal momento in cui sullo schermo non vediamo gocce di cera cadere dalle candele, vuol dire che non succede. Fine, sospensione dell'incredulità. So che nel mondo reale non succederebbe, ma dobbiamo accettare le regole di questo film. Se questo film... prendete Star Wars, appaiono dei pianeti in cui è impossibile respirare, pianeti fatti di lava, pianeti fatti di sabbia, non ci sono alberi, non si può respirare, non è possibile che ci sia ossigeno. Oppure il fatto che le navi esplodano. Certo, nel mondo reale non succederebbe, ma noi stiamo parlando di un film, e in questo film ci danno questa regola. Sarebbe un errore se la cambiassero.
Sarebbe un errore se la cambiassero. Se un giorno qualcuno non potesse respirare su un pianeta fatto di sabbia perché non ci sono alberi, sarebbe un errore all'interno di Star Wars, perché effettivamente fino ad ora mi hai dato una regola e ora non puoi cambiarla. Ma un film si può inventare tutte le regole che vuole, l'importante è che li mantenga. Una volta che un film inserisce una regola, può essere assurda quanto vuoi. Semplicemente deve essere mantenuta, deve essere fedele a se stesso. È un errore quando viola la sua stessa regola, non quando la introduce. Hermione, quando viene indirizzata in Grifondoro, corre verso destra. Ron, invece, corre verso la parte opposta. Questo non si può considerare un errore. Noi non sappiamo perché vadano in una certa direzione rispetto a un'altra. Non è detto che vadano diretti al tavolo. Anzi, si siedono da due lati opposti del tavolo. Quindi, tra l'altro, potrebbe tranquillamente aver senso. Harry si siede vicino a Ron. Dopo pochi minuti è seduto vicino ad Hermione. Effettivamente questo è un errore. Non capisco il senso di queste scale pericolose. Quanto pare il Silente non se ne importa proprio della sicurezza dei bambini, contando la presenza della foresta mortale vicino al castello e del rischioso sport che viene praticato. Qui, di nuovo, si può parlare di contesto. Non sempre le scelte dei personaggi sono quelle più intelligenti. Aggiungi a questo la sospensione dell'incredulità e aggiungi a questo il fatto che ci sono informazioni che noi non sappiamo. Per esempio, certo le scale sono pericolose, ma siamo in un mondo magico, non sappiamo se esista una protezione che tipo se cadono non si fanno male, non lo so. Inoltre, sinceramente, ho visto scuole italiane molto più pericolose di Hogwarts, con ben altro che foreste proibite piene di assassini, che tra l'altro è proibita quella foresta, quindi effettivamente c'è una regola che dice di non andarci perché è pericolosa. Quindi, in definitiva, guardando tutto quanto, posso dire che questi non si possono chiamare errori dal momento in cui sono inseriti in un contesto molto specifico. Diciamo che nella cultura dei maghi questo potrebbe essere considerato normale e effettivamente il fatto che accada così spesso ci fa pensare proprio che sia normale. Sul tavolo di Grifondoro c'erano solamente 8 posti liberi, però Percy porta con sé una ventina di nuovi studenti. Questo, di nuovo, si può considerare un errore. Sì, è vero, non sappiamo se questi studenti siano o meno nuovi di Grifondoro, però dovrebbe esserlo per la scena, quindi a meno che in mezzo a loro non ci siano dei ragazzini messi lì a caso, sono comunque più di 8 e mi sa che è solo distrazione qui, nessuno ci ha pensato. Dopo la trasformazione, Minerva non indossa gli occhiali, i quali compaiono nella inquadratura successiva. Questo è un errore. A Hogwarts non viene insegnata nessuna materia oltre a quelle magiche. Questo in realtà è un errore di quello che ho fatto il video, perché primo non viene mai specificato che non vengono insegnate le materie normali come, che ne so, inglese, matematica, solo che non ci fanno vedere tutte le lezioni, tant'è vero che molti professori che appaiono non vengono nemmeno mostrati mentre hanno una lezione, quindi non sappiamo che cosa insegnino. Dai libri sappiamo che sì, vengono insegnate anche le materie normali, anche se un po' reinterpretate nel modo dei maghi, però noi all'interno del film non sappiamo che cosa venga praticato o meno a Hogwarts e quale sia l'elenco delle materie, quindi dire che loro non facciano materie normali è un tantino azzardato, semplicemente non viene specificato. Perché ci sia un errore ci deve essere una contraddizione di vario tipo. Può essere una contraddizione nella trama che diventa un buco di sceneggiatura. Può essere una contraddizione nella scena, come il fatto che la McGranit un attimo prima non abbia gli occhiali, un attimo dopo no, solo per il cambio di inquadratura. O anche questo ragazzo non l'ha citata quella volta all'inizio del film in cui Harry cambia continuamente vestito in base all'inquadratura con cui lo si inquadra. Insomma, questi sono errori perché sono contraddizioni, ma se non c'è una contraddizione non c'è un errore. Il fatto che semplicemente non venga data una certa informazione non è un errore. Non sappiamo che materie facciano, non è un errore. Non sappiamo chi siano i genitori di Hermione, non è un errore. Il punto del film non è darti tutte quante le informazioni possibili e immaginabili. L'importante è che tu abbia quelle necessarie per comprendere quello che accade. Il fatto che tu non sappia tutta la lore dei personaggi, come funziona la cosa, non è un errore. Nel mondo dove esiste il teletrasporto di chiunque e di qualunque cosa, utilizzano delle civette. Di nuovo qui si potrebbe parlare sia del fatto che nel libro viene specificato che non ci si può teletrasportare all'interno del castello per sicurezza, ma comunque di nuovo sospensione dell'incredulità. Già nel mondo reale non faremmo mai una scelta del genere, ma siamo in un mondo di maghi e dobbiamo accettare certe regole per scontate. Questa scena la rifarei. Questo non è un errore.
Certo, magari non era previsto che la comparsa non prendesse al volo il pacco, ma nel mondo reale succede. Può capitare che non prenda al volo il pacco, semplicemente non l'ha preso. Non è che sia un errore solo perché tu ti aspettavi che l'avrebbe preso e invece no. Hanno deciso di rubare la pietra filosofale nel momento esatto in cui Harry è entrato a Hogwarts. Questa è solo una coincidenza. Tra l'altro, non è detto che sia una coincidenza dal momento in cui, una volta che ti leggi i libri, sai che ci sono un po' di date che stanno coincidendo per un motivo. Ma all'interno del film è semplicemente una coincidenza. Può succedere. Ogni volta in cui io faccio qualcosa, succede qualcosa. Chissà che cosa è successo nel mio primissimo giorno di scuola alle elementari. Di sicuro al telegiornale dicevano un sacco di cose interessanti, no? Le cose succedono. Il giornale è del 2001, ma ci troviamo nel 91. Qui, effettivamente, la stai sparando grossa, perché se prima mi hai detto che c'era un errore all'interno del film, perché eravamo nel 91, e ora mi dice che c'è un errore nel film, perché dice che siamo nel 2001, mi sa che siamo nel 2001 e basta. Nel libro siamo nel 91, nel film siamo nel 2001. Il film è ambientato in un anno diverso rispetto al libro, tutto qui. È ambientato nel 2001, e questa data è la conferma. Neville si trova a un metro di distanza dalla parte in cui dovrebbe essere caduto. Metterei in dubbio questo errore. Questo se, nemmeno io so se considerarlo errore oppure Lascia dei bambini di 11 anni incustoditi dopo che per pochissimo uno di loro ha rischiato la morte. no. Le mie professoresse lo facevano sempre. Sempre. Io tutte le elementari, le medie e le superiori le ho passate con gente che faceva così, quindi non mi sembra così assurdo. Draco trapassa magicamente il ragazzo e intanto gli altri guardano nella direzione totalmente sbagliata. Questo è un errore fatto da delle comparse, quindi il meno grave in assoluto degli errori, però è un errore. Ma poi come fanno a volare così bene se è la loro prima volta? A parte che non sappiamo, per esempio, se per Draco sia o meno la prima volta. Nel libro viene detto che non lo è, ma nel film non sappiamo se sia o meno la prima volta. È solo la prima lezione. Ma molta gente la prima lezione di guida ha già guidato un'automobile. Quindi non vedo perché alla prima lezione di volo sulla scopa nessuno possa aver già usato una scopa. In ogni caso, bene è una parola grossa dal momento in cui anche loro tentennano un pochino, quindi diciamo che il fatto che tu faccia una cosa per la prima volta non ti rende automaticamente per forza un totale impedito. Quindi anche qui il fatto che sia la cosa più logica non significa che non sia possibile quello che succede nel film. Effettivamente quelli che poi stanno volando sono gli stessi che hanno fatto alzare la scopa al primo tentativo. Se Ron e Hermione fossero riusciti a volare, sarebbe stato un pochetto più simile a un errore dal momento in cui non riuscivano a fare il primo passo, figuriamoci gli altri. Ma effettivamente Draco e Harry riescono tranquillamente a chiamare la scopa da subito, quindi doti naturali? Sta di fatto che non c'è una contraddizione dal momento in cui fin da subito pare che la sappiano usare, tutto qui. Succede. La gente è in grado di far cose anche se non le ha studiate a volte. Draco lancia la pallina a centinaia di metri di distanza e per puro caso nella finestra della McGranny. Coincidenze di nuovo. Come quantità di coincidenze, il fatto che io debba accettare spesso questa cosa fa sembrare che il film sia pieno di coincidenze, ma in realtà la maggior parte di queste coincidenze è normalissima per un film, cioè succedono queste cose sia nel mondo reale che nei film, non vi sorprendete troppo. La finestra inizialmente è formata da una sbarra verticale e una orizzontale, ma in seguito solo da quella verticale. Un errore. Se ne accorgono del mostro solamente dopo che chiudono la porta. Stessa cosa che è successa con i gufi. Il fatto che una certa cosa sia la più probabile non la rende l'unica possibile. Può succedere che entri in una stanza e non ti accorgi di quello che hai davanti, soprattutto se la stanza è buia. Il fatto che tu, spettatore, ci veda così bene non significa che anche i personaggi ci vedano così bene, perché la luce è luce di scena. Come hanno fatto a chiudere la porta se il cane è decine di volte più pesante e più forte di loro? Anche qui sembra che questo ragazzo citi come errore qualsiasi cosa non sia altamente probabile. Può succedere che tu riesca ad avere più forza di qualcosa più forte di te in un determinato contesto. Sono tre ragazzi che combattono contro la testa di un cane. Potrebbe anche aver indietreggiato un attimo, non è impossibile. Anzi, credo che ci sia la stessa probabilità che non ce la facessero. È normale. Dietro a Harry si intravedono delle mattonelle, ma da lontano si vede solamente il prato. Questo è stato fatto per pulizia di scena, quindi probabilmente è stata davvero una scelta. Nonostante ciò, si può considerare errore.
Mentre Oliver lotta con il pallone, si intravede benissimo il meccanismo che fa muovere il baule. Altro errore, non si dovrebbe vedere l'effetto speciale fino a questo punto. Diciamo che finché sono gli strappi già pronti nelle lettere, è un po' meno grave rispetto a questo caso, dal momento in cui quegli strappi nelle lettere potevano essere interpretati in molti modi, mentre qui il fatto che ci sia un meccanismo sotto si vede e non c'è altro modo di interpretarlo, è un meccanismo e non, nel mondo reale non ci sarebbe. Fine. Si notano dei fili che tengono le candele appese in aria. Sapete che quasi tutti gli effetti speciali di qualsiasi film arrivano a questo livello, quindi si può notare che è un effetto speciale, assolutamente. Però sì, è un errore. Per puro caso, in un castello gigante, il troll è andato nel bagno dove stava Hermione. Di nuovo coincidenze, ma non è che siano così assurde, perché se questo troll sta andando verso un bagno, è probabile che dentro quel bagno ci sia qualcuno. Il fatto che il bagno sia lo stesso in cui c'è Hermione, cavolo, a qualcuno doveva pur capitare, no? C'è Hermione chiusa nel bagno da ore, era scontato che se lui dovesse entrare nel bagno femminile, entrasse nello stesso in cui c'era Hermione. Insomma, è effettivamente il bagno più vicino ai sotterranei, viene detto. Quindi è abbastanza logico. Sì, è una coincidenza, ma queste sono coincidenze che nel mondo reale capitano ogni 5 minuti, davvero. La porta della seconda cabina è aperta, subito dopo è chiusa. Errore. Il suolo del bagno è semi bagnato, ma dopo un secondo è completamente bagnato. Errore. Le gambe dei giocatori vengono sostenute in aria dai fili. Effetti speciali. Quindi, sì, è un errore che si vedano. Se Hermione stava dalla parte opposta dello stadio, come ha fatto a finire da Piton in quei pochi istanti che Harry stava lottando? Quanto siano effettivamente distanti è da discutere, eh? Quindi no, non mi metterei a fare calcoli su questa cosa. Che poi perché tutti continuano a giocare e nessuno lo aiuta? Beh, nel mondo reale credo che succederebbe così, se sei concentrato sulla partita e a giocare, non noteresti una persona che sta facendo così e se la noti è improbabile che ti accorgi del fatto che da parecchio è in difficoltà e fino a che punto sia in difficoltà. Anzi, ti aspetti che riesca semplicemente a riaggrapparsi alla scopa, infatti nessuno si aspettava che ci fosse un incantesimo. Anche nel pubblico sono rimasti tutti quanti un attimo, aspetta, ma sta succedendo davvero oppure no? Boh. Quindi è normale che ci voglia un attimino prima che qualcuno intervenga e se nessuno è intervenuto prima che Harry ce la facesse, non è poi così assurdo, non è un errore. Si intravedono delle fasce che tengono legate le sue mani alla scopa. Anche qui è un errore che si notino. Sulla testa di Hagrid compare la neve. Qui posso giustificarla anche in un altro modo, perché da un lato sarebbe un errore, ma dall'altro, al contrario delle altre inquadrature di cui ho parlato finora che erano molto raccordate, qui potrebbe anche essere passato un attimo di tempo da un'inquadratura all'altra, eh? Sappiate che il tempo scenico è diverso rispetto al tempo del mondo reale. So che vi sconvolgerò con questa cosa, ma all'interno dei montaggi, soprattutto durante gli inseguimenti, non sempre le due inquadrature sono prima succede questo, poi succede quell'altro. Da un'inquadratura all'altra può passare anche molto tempo. Quindi anche se nel mondo reale sono passati 2 secondi, magari hanno percorso chilometri, che ne sapete voi? Non tutte le inquadrature si raccordano fra loro come istantaneamente una dopo l'altra. In più, spesso le scene non sono nell'ordine in cui accadono. Prendete che incastrato Roger Rabbit, l'inseguimento con l'automobile alterna scene che sono una dopo l'altra e scene che avvengono in contemporanea, ma vengono mostrate una dopo l'altra. È così che funziona il cinema. Non ve ne siete accorti, ma è sempre stato così. Da sotto il mantello sembra che ha la stessa altezza degli adulti, quando in realtà è molto più basso. Ecco, questa è un'altra cagata. Le inquadrature, per quanto possono essere, come in questo caso, una soggettiva, non sempre mantengono l'altezza del personaggio, non è una vera soggettiva. Se fosse una vera soggettiva, avremmo anche il battito delle palpebre, per esempio, e cose del genere. Le soggettive, in realtà, ovvero le inquadrature fatte dal punto di vista di un personaggio, mantengono comunque le regole delle altre inquadrature, quindi sono più fluide rispetto a come sarebbe una persona reale. E mantengono l'altezza necessaria per la scena. Qui, se avessimo inquadrato Gazza dal basso, non avremmo avuto la stessa impressione di inquietante. Anzi, sarebbe sembrato un Gazza più grande, più grosso. Insomma, inquadrarlo dal basso non era la scelta giusta in questo caso. Ricordate che quando è una soggettiva, non è davvero il punto di vista del personaggio.
non lo è davvero. Quindi non mantiene tutte le regole del punto di vista del personaggio, semplicemente dà l'impressione per far capire che più o meno è quello che vede lui, ma ovviamente è riadattato alla scena. In altre parole ancora, il cinema è illusione. Qui l'importante è che tu abbia l'illusione di essere dal punto di vista di Harry. Se vedessi Gazza dal basso sarebbe poco utile per il cinema, perché a livello di linguaggio cinematografico inquadrare un personaggio dall'alto o dal basso non è legato all'altezza del vero e proprio personaggio, ma all'impressione che ti deve dare quel personaggio. Per esempio Hagrid viene sempre inquadrato dal basso, a volte addirittura da inquadrature che nessuno userebbe mai nella vita, magari all'altezza delle sue ginocchia, per farlo sembrare gigante. Ricordate sempre che l'inquadratura è un occhio magico all'interno del cinema. È come sbirciare dallo spioncino di una porta, secondo qualcuno. E insomma, non segue le regole delle persone all'interno della trama, ma quello che tu vuoi sbirciare, il tuo punto di vista, come se tu fossi un personaggio silenzioso immaginario che si può muovere all'interno della trama. Tant'è vero che a volte tu spettatore puoi sapere cose che i protagonisti non sanno. Allo stesso modo, l'impressione che hai guardando certe scene è legata all'impressione che deve essere data allo spettatore. Qui si voleva dare un punto di vista che somigliasse a quello di Harry, ma è per lo spettatore, quindi segue l'altezza, la logica e le necessità dello spettatore. Uno specchio che ha fatto impazzire decine di persone viene custodito nel castello Stracolmo di Bambini ed in una stanza nella quale può entrare chiunque. Pure questo, diciamo che... Insomma, lo specchio è lì solo per poco tempo, viene specificato nel film, è lì in un attimino appoggiato prima di metterlo all'interno della sala giusta, insomma, va messo in un'altra parte che scoprirai alla fine del film. È lì solamente di passaggio. Sì, ha fatto impazzire molte persone? Sì, ma non a livello pericoloso, l'ha fatto impazzire perché queste persone hanno passato una vita a guardare i propri sogni, ma questo non è il problema in questione. Insomma, stiamo parlando di impazzire perché si rifiuta la realtà, non è che lo specchio sia pericoloso, insomma... Diciamo che è pericoloso tanto quanto lasciare una nocciolina in mezzo a una stanza. Ma qualcuno potrebbe essere allergico. Eh sì, ok, ma sti cazzi a un certo punto. Come fa a succhiare il sangue se la sua testa è a mezzo metro dal collo dell'unicorno? Questa di nuovo è esigenza scenica. Lui non potrebbe mai succhiare davvero il sangue da quella distanza, ma è legato all'inquadratura. Un'inquadratura diversa lo avrebbe fatto sembrare una specie di lumaca che stava strisciando sul collo dell'unicorno. Il cane a tre teste avrebbe dovuto mangiare i bambini appena si è svegliato e non aspettare e ringhiare inutilmente, dando il tempo di fuggire. Questo è un cliché. È possibile assolutamente che un predatore prima ringhi e poi ti attacchi. Succede a molti predatori perché prima controllano che tu sia una preda. Quindi magari ringhiano per assicurarsi che tu ti muova, e quando ti muovi, quindi sanno che sei davvero una preda, allora attaccano. Ma in questo caso, cioè, tutti i cani fanno così, sono un po' minacciosi prima di mordere, ok? Soprattutto se non è che abbiano particolarmente fame. Quindi diciamo che è una leggera forzatura, un cliché, ma non è impossibile, di nuovo. La saliva, poco dopo, scompare dalla camicia di Ron. Questo è un errore, anche se può essere giustificato in vari modi, è un errore. Dato che la porta è rimasta aperta, si dovrebbe sentire ancora il cane abbaiare. Questo è di nuovo il cinema. Proprio come senti la colonna sonora, tu senti anche solo ciò di cui hai bisogno. Non senti le voci di tutti quanti i personaggi, soprattutto se c'è una comparsa che urla più forte rispetto agli attori, perché capiterà di sicuro nelle scene con tante persone che qualcuno stia parlando ad alta voce, no? Non li senti. Com'è possibile che non li senti? Semplice. Ciò che tu vedi e senti in un film è legato allo spettatore. Lo spettatore non ha bisogno di sentire Fuffi in questo momento, quindi non lo sente. Anche se nel mondo reale lo si sentirebbe. Così come non si sentirebbe la musica, ma si sente. Si intravede l'ombra del microfono. Errore. Un filo scende da sotto il maglione di Hermione. Errore. Perché semplicemente non scendono giù e passano normalmente? Questa volta è davvero un errore. Non viene assolutamente spiegato perché debbano vincere davvero la partita per passare dal momento in cui viene mostrato che c'è lo spazio per passare, ok? Il buco di sceneggiatura però non sta qui, ma nella scena in cui Ron prende il posto del cavallo. E non viene specificato per quale motivo lui debba restare sul cavallo.
Insomma, perché lui deve cavalcarlo? Cioè, Harry e Hermione stanno sostituendo dei pezzi che altrimenti non ci sarebbero. Ma Ron non sta sostituendo un pezzo che altrimenti non ci sarebbe. Quindi, perché non può scendere dal pezzo? Non viene specificato. E vabbè. Finché Ron sostituisce il cavallo è un conto, ma se non lo sta sostituendo e gli sta semplicemente in groppa, si crea un buco di sceneggiatura. Non viene spiegato perché lui debba restare ferito. Perché? Non è a lui che era indirizzato il colpo. E se lui non fosse stato sul cavallo, il cavallo si sarebbe mosso lo stesso. Quindi, perché succede questa cosa? Riguardo invece il fatto che loro non possono passare attraverso la scacchiera, non è un buco di sceneggiatura, perché nella sceneggiatura era semplicemente scritto che i pedoni non li lasciassero passare. Non era scritto che ci dovesse essere più o meno spazio attorno alla scacchiera. Quello è un errore fatto piuttosto, beh, diciamo dalla regia, perché è responsabilità della regia controllare queste cose. È la regia che si doveva occupare di trovare un modo per non far capire allo spettatore che c'era lo spazio per passare. E invece lo spettatore vede perfettamente che c'è spazio. Dove sono finite le figure che stavano in queste caselle? Dove sono finite? Beh, abbiamo visto che quando una pedina viene mangiata viene distrutta. È probabile che la partita che ha fatto Raptor per arrivare fin lì, beh, abbia fatto in modo che... Beh, abbiamo visto che le pedine vengono distrutte, quindi la cosa più logica da pensare è che nella partita di Raptor siano state rotte. Come viene rotto il cavallo su cui si trova Ron, vengono mangiate anche la torre e l'alfiere di Ron di Harry e Hermione, insomma. Io l'ho sempre dato per scontato questo. Perché Ron non salta semplicemente dal cavallo prima? Può Infatti, darsi perché si vede chiaramente che lo sostituisce un altro ragazzo. di nuovo è uno stuntman, è il suo lavoro, si usa da sempre. E non hai citato un sacco di scene in cui c'è uno stuntman, quindi perché? Perché? Se il professor Raptor è qui, allora dovrebbe avere la chiave volante nella tasca e la porta dovrebbe essere già aperta. Effettivamente lui deve infilare la chiave dentro la porta per aprirla. Quindi, se ha lasciato la chiave nella porta, la chiave torna a volare. Non viene specificato, quindi potrebbe essere effettivamente un buco di trama, non avete tutti i torti. Non viene spiegato in nessun modo perché la pietra si è teletrasportata nella tasca di Harry. Invece sì che viene spiegato, due scene dopo viene spiegato. Silente arriva e richiede: come è finita nella mia tasca? E Silente risponde: perché lo specchio aveva questo incantesimo, ti faceva apparire la pietra filosofale se volevi possederla, ma non volevi usarla. Ma viene detto un attimo dopo! Che poi, se lo specchio serve per prendere la pietra, perché tutto questo tempo stava incustodito nella stanza? E cosa stava sorvegliando il cane a tre teste? Allora, qui semplicemente non viene spiegato. Semplicemente non viene spiegato. Ma potrebbe tranquillamente essere che la pietra sia stata messa dopo. E che lo sapesse ovviamente solo Silente. Finché non è stato messo lo specchio, lì dentro, in quella stanza, ancora non c'era l'incantesimo della pietra filosofale. Si dà per scontato che sia così. Nonostante ciò, sì, sarebbe stato carino spiegarlo, però non è un buco di sceneggiatura dal momento in cui non si crea un controsenso, perché non ti viene detto che in quella scena già era possibile fare questa cosa, e non ti viene detto chi è o sapesse o meno di certe cose, insomma, si può parlare per ore. I capelli che sono assenti in questa scena si intravedono in tutte quelle precedenti. Perché Questo è un errore. decide di strangolarlo se può tranquillamente usare la bacchetta per ucciderlo in un attimo? Capisco che i Gryffindor festeggiano per la vincita della coppa annuale, ma non capisco perché lo fanno anche i ragazzi di Tasso Rosso e Corvo Nero. Ecco, qui invece diciamo che ha senso dal momento in cui il fatto stesso che i Grifondoro vincano rompe il record dei Serpeverde. Se non sbaglio, nel film viene detto che di nuovo vincono i Serpeverde. No, stavolta no. E quindi tutti quanti festeggiano perché sono felici per i Grifondoro, mentre i Serpeverde sono stati battuti, quindi sono tristi. Insomma, ha senso che quelli che hanno perso siano tristi e quelli che hanno vinto e tutti quelli a cui non frega nulla festeggino, insomma. In definitiva, questo video è più che altro una riflessione, diciamo un ok, guardate questa cosa, funziona così, guardate questa cosa, no, perché c'è questo. Può darvi un'idea di come ragionare quando vedete un film. Ragionate sempre sul fatto che sia o meno una scelta o che sia una tecnica addirittura. Insomma,
un errore solo quando c'è una contraddizione, ok? Quando viene data una regola e la regola non viene rispettata. Non esistono altri tipi di errori, perché se fai qualcosa come uno scavalcamento di campo, non è tanto un errore, perché diciamo che è un errore se ti fa ottenere qualcosa di diverso rispetto a quello che vuoi. Nel senso che io posso usare uno scavalcamento di campo a mio vantaggio per creare confusione nello spettatore di proposito. È un errore quando non volevo creare confusione e la creo per sbaglio. Ma appunto quello è un altro tipo di errore e non è legato a contraddizioni. Oh mio Dio, è complicatissimo. Capite che ci vorrebbe un discorso molto lungo e molto complicato per spiegare come funzionano gli errori all'interno di un film. Io stesso sto ancora studiando e non so ancora tutto. Quindi abbiate pazienza e semplicemente...